Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è martedì 23 e sono qua per registrare il video di Fast Fishing. Esattamente, l'ho registrato qualche giorno prima. Stranamente, dal solito. Allora, sono qua in mezzo ai vigneti veneti qua, per farvi una proposta. Se questo video supera gli 80 mi piace, sabato farò dei sondaggi su Instagram per settimana prossima, per farvi scegliere le esche in particolare che settimana prossima verrò ad utilizzare per l'episodio di settimana prossima. Quindi mi raccomando ragazzi, tanti like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E dunque direi di partire a prendere un po' di pesci. Presa. Ce l'ho. Porca. Oh, sotto riva. Stavo mangiando nella sponda. Sotto sponda. Adesso vediamo di non farmi tagliare il terminale dello 018 tra le cannelle. Tanto che tiro fuori il guadino. Certo che è andato a prendere tutto quello che ha trovato. Ok. Vai, qua. Ok. E un'altra carpetta. Avevamo. Piccolina. Fatta con il worm che imita il verme salso barra coreano, colorazione marrone. È nuovo, della Seika, tre colorazioni, che secondo me è un'esca perfetta per pescare a FOSS, dato che imita bene, ma molto bene, un verme. Beh, io ho 3 kg di erbe che non mi permettono di tirare bene, mentre che la carpa sta cercando di tagliare il filo tra le cannelle. Ok, l'abbiamo tirata via. Cioè pesa di più l'alga che ho preso che il pesce, mi sa. Oh là, già meglio. Dai che se lo sfila da sola. È un po' difficile con le cannelle in mezzo che non mi permettono di mettere giù il guadino in acqua. Ok, ce l'ho. Ok, eccola qua, una bella carpettina. Qua sotto ha mangiato, qua sotto. No scusate, là sotto. A pochi centimetri dalla sponda. Andiamo con il rilascio di questa piccolina. Oh, ci sono le pennelle che sono incastrate. Dai, vai. Ok, perfetto. Perfetto. Sulla optical ovviamente. Fino allo 018 e via.
ce l'ho. Porca troia che attacco, stavo recuperando e gli ha dato proprio di reazione. Mamma mia, sempre col worm a tubertini, prendiamo il guadino. Mamma mia, col vermetto, che attacco. Ha dato proprio distinto di reazione, che cattiveria in questo attacco. Mamma mia, ho preso fin paura. Bella carpettina. Ormai ho preso la mano con questa canna. Porca troia, qua c'è un buco. Però la so da dire sto pesce. Sto continuando a stringere frizione, ma lei non ne vuole proprio sapere, eh? Ci vuole portare a casa il vermetto. Ecco qua. Carpe piace proprio, evidentemente, sto darme sta imitazione di coreano. Niente. Ok, dai. Ok, guardate qua, perfetta. Ok, se l'ha matta subito, adesso ributtiamola dentro. Ok, allora, tenuta fuori neanche 30 secondi, la facciamo nuotare, eccola là, che adesso va. Incredibile, ragazzi. Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere di cosa sto parlando. Allora, vediamo un po'. No. Ecco qua, questa è la versione nera che adesso andrò a provare perché ho appena visto una carpa. Ecco qua, questo è il verme. È il TB 70, ecco qua, TB70. Adesso io andrò a prendere questa parte qua, un po' più piccolina. L'ho andata a dividere circa in due, per il fast fishing va bene, potete usare entrambe le parti. Stavolta andrò a utilizzare una presentazione più piccolina, compatta. Eccola qua, vedete? Però sempre della stessa lunghezza. Ok, adesso andiamo a prendere qualche carpa. Ok, signori.
Oh, ce l'ho, carpettina. Stavo guardando se ne vedevo qualcuna. Eccola qua. Sto facendo su e giù sotto di me. Andiamo fuori il guadino. Abbiamo scappottato. Ok. Carpettina piccolina. Bella chiara. Ok. Eccola qua. Presa subito. Oh, si è anche già slamata. Piccola carpettina presa con la Optical. Sotto i piedi, TB22. Adesso la rilasciamo